this episode is brought to you by clavio the platform that powers smarter digital relationships with clavio you can activate all your customer data in real time connect seamlessly with your customers across all channels guide your marketing strategy with ai-powered insights recommendations and automated assistance deliver experiences that feel individually designed at scale and grow your business faster power smarter digital relationships with clavio learn more at clavio.com slash spotify that's k-l-a-v-i-y-o.com slash spotify Ora, amici a parte che mi scrivono che Anna è il loro sogno erotico, nonostante sia fondamentalmente una ragazzina rispetto a loro. Eh, partiamo questa stupidaggine. Però, per far capire come è entrata nell'immaginario di, di persone anche fuori età, appunto. C'è da dire che questa ragazza si è veramente conquistata un posto nel rap game. E lo ha fatto con dedizione. Ha imparato a reppare. Certo, non parla di nulla. E anche la sua retorica sul passato. Sul eravamo eh, nel regionale senza avere nulla, già è poco efficace di per sé ad oggi se vieni dalle popolari, figuriamoci se vieni fondamentalmente dai video su TikTok. Lei è stata bravissima lì a, a funzionare in quel format, eh, nel, nel cantare canzoni, fare una sorta di intrattenimento. Vabbè, lo conoscete meglio di me, TikTok. Non vi devo spiegare nulla. Nulla. Lei è partita veramente da una posizione eh, criticabilissima. Il suo primo brano, bando, una miscela di stronzate eh, rap di quel periodo, che funzionavano, che, fun che teoricamente funzionano ancora oggi, ma neanche più di tanto. Messe lì eh, su di una strumentale eh, ed era una hit, inutile a dire. Eh, lo è diventata sia per numeri sia per. Eh, per eh, gestione, per, per una questione di musicalità, cioè, tu ascolti e effettivamente te ne rendi conto che suona bene, che arriva e via dicendo. È chiaro che quindi la ragazza ha del talento grezzo perché si mette a fare video su TikTok e funziona, fa una canzone e funziona, allora a quel punto bisogna solo inserire il cosiddetto mestiere. E quando ha fatto le prime canzoni io personalmente ho detto questa adesso picco mi ricordo il suo primo live a Battiti, ero lì, stavo facendo zapping, mi è capitata, e si vedeva era emozionata al suo primo live a tratti quasi ridicola perché Giustamente doveva atteggiarsi da star con ehm, l'ingenuità di una bambina. Ad oggi Anna è una star a tutti gli effetti. È il suo personaggio, ora il discorso personale privato che dovrà affrontare rimarrà solo con se stessa, ma agli occhi dello spettatore è una star, ehm, dal punto di vista proprio eh, de dell'immagine funziona sempre di più, è sempre più sicura di sé, ha imparato a reppare, ha imparato a sfruttare il canto, non, non, è, non è chissà quale cantante, ma è moderna, sa farlo, è una ragazza che che comunque eh, quello che fa piace al suo pubblico e non solo. Certo, ci sono appunto, come ho detto in principio, magari personaggi che la, la guardano solo perché comunque con le sue forme, con il suo modo molto americano di mostrarsi, veramente è quella che più rassomiglia a quello stile che poi eh, che difficilmente trovi magari nelle ragazze in Italia. E questo è un, un altro elemento a suo favore che lei sta sfruttando e va benissimo così. Ehm, sto solo cercando di far capire il motivo per per cui questa ragazzina che è partita minorenne oggi è maggiorenne e vaccinata non so magari sul covid ma sicuramente nel mondo dell'hip hop e ha messo una serie di non dico hit perché non è che le sue canzoni, insomma, hanno quell'effetto in stile tormentone estivo, però ha messo a segno un tot di numeri, un tot di canzoni che l'hanno aiutata a formarsi un'identità definita, un immaginario che funziona e un pubblico comunque curioso, devoto. L'ultima, quella con Guepechegno, comunque ha fatto una strofa che è un piacere da ascoltare. È sicuramente la strofa che più mi è, mi è piaciuta tra i tre featuring. Devo essere sincero, è, è, è brava anche a giocare con questo fare ammiccante quando dice, eh, quando si autodefinisce la Queen, eh, come, come fece Marra che si autodefinì il King del rap, e nessuno ha detto: Beh. Questa è una cheat per pochi. E, e la, e quindi di conseguenza voglio farle i complimenti adesso con questo no bodyguard freestyle, anche questo gioco, no? Non ho il bodyguard, sono libera, sono free, eh, anche noi il video che feci lì a Ibiza con le amiche per la canzone che, che funzionava. Eh, ripresa no, dal mondo di patti, una roba del genere. Quindi anche comunque specchio della sua generazione. Questo freestyle l'avesse fatto un chiunque altro artista. Avrei detto una merda fondamentalmente, da un punto di vista concettuale, ma lo fa lei e funziona. Ecco, questo, al... questo è il talento di Anna. Saper prendere un prodotto dozzinale, un prodotto semplice, un prodotto dal valore quasi nullo ma riuscire a trasformarlo in un qualcosa che funziona e piace alla gente che poi piaccia o meno a me questo è relativo l'importante è che piaccia a chi deve piacere che arrivi e che a fine mese barra a fine anno porti a casa il fatturato ma soprattutto che ti guardi allo specchio ti piaci e sei felice e questo è poco ma sicuro Anna in questo momento sta al top sta seguendo proprio l'onda e allora io le auguro veramente il meglio, perché ha zittito tutti, compreso me, che non gli avrei dato una lira.